Il mago di sabbia. Sono il dio Horus. Mi è venuta così bene che quasi mi spavento da sola. Ehi, ciao cuccioletto, sei qui? Ero così impegnata con la mia maschera che non mi sono neanche accorta che eri arrivato. Guarda, fa un po' spavento, vero? Eppure il dio Horus è un dio buono. È il dio del sole e... Ma santa minestrina, ma quanto sono sbadata! Scommetto che sei lì a dire... Ma di che cosa sta parlando quella? Dunque, vediamo... Li conosci gli antichi egizi? Sì, bravo, proprio quelli che costruivano le piramidi. Ecco, anche loro credevano agli dèi. E molti dei loro dèi erano per metà uomo e per metà animale. Come il dio Horus, il dio falco. Anche qui, da noi, al tempo della notte del tempo, in un posto molto, 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 molto lontano, viveva un popolo simile. L'antico popolo delle sapie. E pensa, proprio oggi, qui al Fantabosco, sta per arrivare un antichissimo reperto di quel popolo. Il re del regno delle fiabe del sole lo ha prestato ai nostri scienziati perché lo studiassero ed è un sarcofago. Sta arrivando un cliente. Un corvaccio nero nero con passo felpato e sguardo maligno. Indovina un po' chi è? Oh, mia buona baglia! Vedo che sostituisci il folletto al chiosco. Sono lieto di trovarti impegnata nel lavoro. Vermio, taglia corto questa lamelecchia e dimmi subito che cosa vuoi. Che caratteraccio. Ero di passaggio per una bibita. Comunque, se non sono gradito... No, no, aspetta. Scusa, non... Va bene, dai. Ti offro una buona scivolizia fresca. Molto bene. Vedo che sei stato a fare degli acquisti. Sì, il mio padrone, il barone Grifo Malvento, mi ha spedito al villaggio degli gnomi a cercare della stoffa per le nuove gualdrappe dei suoi cavalli. Sai, un lavoro umile da sottoposto. Sono un povero servitore, bistrattato da tutti. Bagliabè, ho visto una cosa fantapignosa. Buongiorno. No, no, dimmi che cosa hai visto, dai, racconta. Dunque, sulla strada maestra ho incontrato il carretto che proveniva dai regni di Fiaba del Sole e sopra c'era il sarcofago. Oh. Era bellissimo, tutto d'oro. Pentole, coperchi, quanto mi piacerebbe vederlo. I grandi cascate, ma non è tutto. Sembra che sia stato ritrovato sotto la sabbia, ma proprio nel punto in cui sembra sia scomparso un famosissimo mago del deserto. E perché sarebbe famosissimo questo tuo collega? È potentissimo, perché si può trasformare in granelli di sabbia e rendersi invisibile. Oh, santa minestrina! Oh. Ora corro subito, perché lo porteranno nel giardino della regia. Io devo subito vederlo. A dopo! Curiosa! Questa notizia del sarcoso lì, insomma... Il sarcofago, Vermio! Sai, mi interesso anch'io di chincaglierie d'altri tempi. Anzi, sono sicuro che tra quei libri ce n'è uno che parla proprio di sarcofagi. Non dovrei proprio leggerti un bel niente, perché si sa che di te non ci si può fidare. Ma oggi voglio essere gentile. Ecco qua. Troppo buona. L'antico popolo delle sabbie. L'antico popolo delle sabbie, come il popolo egizio di città laggiù, aveva un culto dei morti molto particolare. I corpi dei morti venivano mummificati, cioè conservati attraverso un procedimento lungo e complesso. E poi venivano avvolti in delle lunghe bende e riposti nei sarcofagi, grandi casse decorate. Più la persona morta era stata ricca e prestigiosa in vita, più il sarcofago era prezioso. Ma per tutti i vermi verminosi, sono in un ritardo imperdonabile. Se non torno subito a Picco Malvento, Grifo mi licenzia. Arrivederci, Bagliabea. Grazie per la lezione di storia.
Ma chi crede che se la beva questa? Eh? Come se non lo sapessi che sta tramando qualche cosa di losco. Uff, quello proprio non lo posso sopportare. Cuciti, bocca mia. No, bisce, sì. Vediamo che cosa succede in questo mieloso regno. Guarda, guarda. Prezioso e antichissimo sarcofago in arrivo a corte. Oh, bisce, sì che questa è una notizia fantapignosa. Già, perché in ogni sarcofago c'è una mummia. Malefica signora, ho bisogno di te. Oh, ma davvero, Vermia? E che cosa vorresti? Dillo velocemente perché mi hai appena distolta da una lettura avvincente. Vedi, strega varana, il mio signore, il barone Grifo Malvento, ultimamente stenta ad addormentarsi e così mi ha mandato qui a vedere se c'era qualche rimedio per l'insonnia. So che la tua polvere di lungo sonno è famosa e io sarei disposto a pagartela ben pingue lilleri d'argento. Oh, beh, se per Grifo potevi dirlo subito, lombrico. Eccola qua. Ecco, con la mia polvere di lungo sonno si addormenterà in un pignuto anche un elefante. Ma... Va bene, Vermia. Salutami tanto, Grifo, e sparisci che ho da fare. Vado, corro, volo. Ma quale Grifo è Grifo? La polvere di lungo sonno mi serve per addormentare le guardie del castello. Che genio. Oh, bisce secche. Un sarcofago al pantabosco. Ah, questa sì che è una notizia fantapignosa. Già, potrei impadronirmene e risvegliare la mummia che ci abita dentro. Avrei un servitore mostruoso e spaventoso totalmente al mio servizio. O seminerei il panico in tutto il fantabosco. Al libro nero degli incantesimi a me. Ah, vediamo. Formula per risvegliare le mummie. Ma pisce sì che... L'ho vista pignanta volte. E adesso non la trovo. Ma pisce sì che... Ho trovato! C'è anima viva? Via libera? Ecco. Ecco qua. Oh. Rubare questo cassone è stato un gioco da marmocchi. E poi la tela che ho preso al villaggio si è rivelata molto utile. Ho finto di essere la mummia. Indietro, sono la mummia! Restituitemi il sarcofago! Le guardie sono rimaste come baccalà, atterrite. Poi ho gettato loro la polvere di lungo sonno e voilà! Si sono addormentate come marmottine! Ah, non ho mai visto nulla di più bello, ricco, luccicante... Diventerò ricco, anzi ricchissimo, anzi riccarrimo! Per prima cosa occorre staccare l'oro. Potrei portarlo a Picco Malvento. No, poi Grifo ne vorrebbe una parte, no? Questa volta sarà soltanto mio. Soltanto mio! Per mille pozzanghere arriva qualcuno? Via! Che fatica! Quanto pesa! Dunque, il carro col sarcofago dovrebbe essere già arrivato, invece non c'è. Ma c'è un odore di filtro stregato. Sembra proprio venire da qui. Eh no, non mi sbaglio. Oh, pesce libù, aiutami tu! Le guardie! Qualcuno le ha addormentate! Sembri contenta oggi, strega varana.
Ho in mente grandi progetti. Ecco, questo non mi dice nulla di buono. Anzi, se devo essere sincera, suona proprio come una minaccia. Beh, diciamo che ho intenzione di cercarmi un nuovo servitore. Oh, santa minestrina. Hai intenzione di licenziare Drollo? Oh, poverino, chissà come ci rimarrà male. Ah, non è esattamente così. Comunque è ottima la scivolizia. Bagliabea! Bagliabea, è successa una cosa terribile. Davanti al giardino della reggia, tutte le guardie sono state addormentate con un filtro magico e il sarcofago è sparito. Oh, ma è una cosa gravissima! Bisogna avvertire subito la Quercia. Un pignuto. Possiamo risolvere noi questo pasticcio, perché davanti a te abbiamo il ladro, anzi la ladra. Sei stata tu. Misce strasecche, ma come osi? Come avrei potuto rubare il sarcofago se ero qui al chiosco? Le guardie sono state stregate con la polvere di lungo sonno. L'ho capito dall'odore. Oh, vermio! Se lo prendo, giuro che lo incenerisco. Allora? Dici ancora di non essere stata tu? Beh, non lo sai che le streghe vendono i loro filtri a chi li paga lille risonanti? Non sono stata io! E ora me ne vado prima che mi venga voglia di strafolminarvi! Bisce secche, strasecche! Fatalina, senti, chiunque sia stato, dobbiamo trovarlo! Quel sarcofago è preziosissimo e in più appartiene al re del regno delle fiabe del sole! E se non lo restituiamo, saranno guai seri! D'accordo, allora setacceremo il bosco. Io vado di là! Io vado di là! Questa la porto con me. Va bene, ci vediamo alla via reale, dopo. Santa minestrina, che guaio! Ecco qua! Che fatica! Bene, lo metterò qui. Ecco qua. No, troppo in vista. Meglio, più in qua. Ecco qua. Qui va bene. Pesce secco, dove si è cacciato? Strega parola! Se mi trova sono fritto, devo andarmene da qui. Ma non posso mollare qui il tesoro. Cosa posso fare? Ideona! Fingerò di nuovo di essere la mummia. Spaventerò Strega Parana. Le farò venire una fifa blu. Bisce secche. Il sarcofago è aperto. Sono la mummia. Oh, finalmente. Sono proprio felice di conoscerti. Hai disturbato il mio sonno! Ora la pagherai! Credi forse di farmi paura? Mi piaci, sei un tipo spaventoso. Diventerai il mio fido servitore. Mi hai svegliato, ora mi vendicherò! Sta alla larga, prestione! Aia! Chi è che mi tira calci? Ma c'è qualcuno qui! Aia! No, così non va! Aia! No, basta! Non è giusto! Voce la conosco! Fatti un po' vedere! Vermio, brutto imbroglione, io ti incenerisco! Ma c'è qualcuno qui! Che mi tira calci! Vuoi forse farmi pena con questa ridicola scusa? Finiscila! No, ti giuro, stranana, qualcuno mi tirava calci! Va bene, Vermio, va bene, che hai l'ombricchia al posto del cervello. Mi vuoi dire dove si è cacciata la mummia, quella vera? La mummia? Non l'ho vista. Pisce secche, Vermi, ogni sarcofago contiene una mummia. Ma questo era vuoto, te lo assicuro. Però mi è parso di avvertire una presenza invisibile. Pisce secche. Vuoi dire che la mummia se ne sta andando a spasso per il fantabosco? Forse. Beh, quando è così mi aiuterai a cercarla, altrimenti ti trasformo in un lombrico, scegli tu. Lombrico? Cambiate idea, ti aiuto. Bene, prendi il sarcofago che mi stai facendo venire un verme per capello. Sì, signora, subito, signora. Che vita trama, però. Vai, sta zitto almeno. Ecco qua. Oh, Fatalina, eccoti qua.
Allora, hai trovato qualcosa? No, per tutte le schiume cascate del sarcofago non c'è traccia. Dobbiamo avvertire i saggi scienziati del castello. Loro forse la ritroveranno. No, Bagliabea, secondo me qui sotto c'è lo zampino di Strega Varana. Nemmo, viti razza di lumacone. Eccomi, eccomi, sì, arrivo. Eccola la voce di quella stregaccia. C'è la voce anche di Vermio. Presto, vieni, nascondiamoci di qua. Tobisce, secche che nervoso. Oh, che fatico. Vermio, la mummia non è neanche qui. Forse sarà andata al chiosco a bersi una bibita. Ma non dire scemenze. Che sia chiaro piuttosto, il sarcofago appartiene a me. Lo venderò a peso d'oro al bazar del pipistrello usato. No, non se ne parla nemmeno. Io ho rubato il sarcofago, io ho addormentato le guardie del castello, io ho corso un grande rischio, quindi è mio. Non ti sopporto. E adesso ti strapolli. No, aiuto. Fatalina, dobbiamo fare assolutamente qualcosa. Dai, trova un incantesimo, sono sicura che se ci pensi lo troverai. Ah, sì, l'ho trovato. Vieni, prurito, pulce, cammina. Grattati fino a mattina. Ma che succede? Sento una strana prurito. Che fastidio. Pisce, sai che prude. E pizzica. Oh, Vermio, questo posto è pieno di pulci. Oh, ladri. Oh, malandrini. Avete profanato la mia tomba, la mia maledizione, vi perseguiterò! Aiuto! Lo spirito della mummia è un mostro! Mamma! Scansati, Vermio! Ci mancava anche questa! Aiuto! Gambe! Oh, Misce, sì che non ne posso più! Andrò al mio antro a prendere un antidoto contro la grattarola! Non voglio più sentir parlare di fantasmi, sarcofagi e mummie! Evviva, ce l'abbiamo fatta! Oh, Fatalina, il tuo incantesimo della grattarola era fantapignoso! E tu a fare quello spirito, ma eri bravissima! Oh, santa minestrina! Ma è davvero bellissimo! Aspetta un momento, però. Sì, è come immaginavo, è vuoto. Ma la mummia che c'era dentro che fine ha fatto? Per gli alti salti direi salmone. Senti, Bagliabea, è come se qualcuno fosse rientrato dentro e adesso stesse dormendo. Oh, Fatalina, guarda, questo non c'era prima. Che cos'è? Apriamo. Cultura di sabbia, una rosa del deserto, è fantapignosa. Sì, che cosa c'è scritto sulla pergamena? Ah sì, a Fatalina, un piccolo dono, grazie per aver difeso il mio lunghissimo sonno, firmato il mago delle sabbie. È un dono del mago delle sabbie, per me, è bellissimo. Ma allora, Vermio, quando ha rubato il sarcofago, ha risvegliato il mago dal suo lungo sonno. Sì, e lui per ringraziarti ti ha fatto questo regalo. Davvero collega. Oh, le mie amiche Fatine Bollicine saranno invidiosissime. Ora, amica mia, vai a cercare le guardie che ormai si saranno svegliate e staranno ancora cercando il sarcofago. Va bene, ci vediamo dopo, Vale. Ciao. Ciao. Davvero come un ghiro. Ah, cuccioletto mio, che avventura incredibile abbiamo avuto oggi. Quei due lestofanti di Vermio e Strega Varana volevano rubare questo sarcofago, ma per fortuna noi siamo riusciti ad evitarlo. Adesso questo bellissimo sarcofago verrà portato dentro castello, così i saggi scienziati potranno studiarlo e poi finalmente potrà tornare al museo del regno delle fiabe del sole.
Ah, sì. Il museo è il posto giusto dove conservare un oggetto così prezioso. Lo dice anche una poesia. Ascolta. Come tu tieni un cassetto dei ricordi, con una foto, una biglia, una pietrina, di quella spiaggia, così non te la scordi, per non dimenticare una mattina. Così anche il mondo conserva la memoria, mette via i suoi ricordi belli e brutti. I musei sono gli armadi della storia, il cassetto dei ricordi di noi tutti. Ora, cuccioletto, io devo andare, ma tu, mi raccomando, torna presto a trovarci. Noi ti aspettiamo sempre qui. Ciao.